Buona visione da Dr. Glass. Buonasera amici telespettatori appassionati di motorsport. Questa sera a Safe Drive parleremo di motori e di un campionato, forse il monomarca più importante o uno dei monomarca più veloci al mondo, il trofeo Maserati World Series, e ho graditi ospiti in studio due protagonisti, Giorgio Sernagiotto e il compagno di colori, di vettura e di scuderia Giuseppe Fascicolo. Grazie di essere con noi. Grazie a voi. Allora, dicevo protagonisti, tra l'altro avete ancora le occhiaie perché siete proprio reduci di una lunga trasferta, non solo agonistica, secondo me avete fatto anche dei bagordi, in quel di Sonoma, in America, perché questo trofeo Maserati è veramente internazionale. Cominciamo, chi è che parla per primo? Inizia Giorgio. Giorgio che ha fatto il miglior tempo in griglia, dai, vai Giorgio. Sì, siamo tornati da poco appunto dalla California, dove ci siamo fermati una settimana giusto per controllare un po' il territorio. Ed abbiamo detto che è veramente straordinario come posto. La gara è stata una gara bellissima innanzitutto perché eravamo appunto in un altro continente, quindi c'è anche un'altra cultura motoristica. E poi perché è andata anche particolarmente bene, sia per quanto riguarda il punteggio del campionato che per quanto riguarda proprio il risultato effettivo in pista. Giuseppe, mi raccontavi prima, microfoni spenti, che per voi è un debutto su questa vettura, una vettura impegnativa con quasi 500 cavalli e un assetto abbastanza di serie. Sì, diciamo che la vettura è impegnativa ma è anche molto divertente e molto sincera nelle reazioni. E noi veniamo da diversi anni fatti con il Challenge, con vetture abbastanza diverse. Diciamo che questa vettura ci dà una sensazione più di vettura racing, con un'aerodinamica che ti aiuta abbastanza sia nella percorrenza in curva che nella frenata. La parte più difficile però forse è proprio la frenata, perché non avendo né servofreno né ABS diventa veramente impegnativa e sbagliare è molto comune in questo campionato. Giuseppe, qualche numero da raccontare ai nostri telespettatori. Un trofeo importante, quante vetture siete in pista di solito? Beh, non siamo mai scesi sotto le 23 vetture, con un complessivo di partecipanti che mi sembra 49 nel totale dall'inizio della stagione. Tutti molto forti, c'è qualche gentleman, però diciamo che la battaglia per la vittoria è sempre agguerrita. Anche in America sono appunto c'erano dei professionisti venuti apposta per cercare di far vedere la loro abilità, anche se poi noi ci siamo difesi molto bene. Sì, perché Giorgio diceva il tuo compagno molto forte, nel senso che vi mettevate in mezzo, perché in questo momento secondi nel campionato, quello overall, quello dove sono compresi tutti, e invece quello dei piloti, chiamiamoli completamente privati, siete al comando a pari punti con un'altra coppia. Racconta brevemente com'è stato il campionato, siete partiti subito forte, c'è stata una rimonta? Ma nel campionato trofeo, appunto quello direttamente seguito da Maserati, dove stiamo correndo noi, siamo partiti senza grandi pretese, nel senso che un po' il nostro stile di approccio nei campionati è quello di guidare gara per gara, e con questo stile stiamo facendo molto bene perché siamo appunto primi in questo campionato. Siamo partiti dalla prima gara di Jarama subito con una vittoria inaspettata, poi tutto sommato anche perché non conoscevamo la macchina, e da lì abbiamo continuato con la seconda gara di Portimao con un'altra vittoria, la terza di Imola con un secondo posto, un'altra vittoria alle Castellet e un'altra vittoria qui a Sonoma per quanto mi riguarda appunto nelle mie manche, mentre nelle gare dove siamo insieme non siamo mai andati oltre il settimo posto, abbiamo sempre ottenuto dei risultati tra il quarto e il settimo. In questo modo abbiamo portato a casa un bottino di punti, sempre molto costante, e che ci ha permesso appunto di issarci all'inizio già del campionato in testa alla classifica, mai perdendo tra l'altro la leadership, e a questo punto, a una gara della fine del campionato, stiamo cominciando anche un po' a crederci. Ecco, perché vi ricordo, innanzitutto vetture tutte simili, anzi buona parte delle vetture, come diceva appunto il nostro ospite, sono gestite in toto da Maserati, che le porta sui campi gara ma fa anche l'assistenza tecnica e le regolazioni obbligatorie. E poi appunto si corre in due, una gara uno a un giorno, una gara uno l'altro, e poi c'è la gara finale dove si sommano i punti. E poi gara finale, adesso vi aspetta la Cina, Shanghai, dove sicuramente sarete della partita.
sicuramente ci saremo, non possiamo assolutamente tirarci indietro proprio adesso. Siamo bene al di sopra di quelle che erano le nostre attese, nel senso che il campionato sapevamo che era un campionato impegnativo e trovarsi già dalla prima gara in testa del campionato ci ha caricato sicuramente di grinta e di responsabilità. A Shanghai cercheremo di vendere cara la pelle. Esatto, sicuramente, e cercare di rimanere da soli al comando, non più in coppia. Con l'altra coppia di italiani, Simoni e Ragazzi, è come in questa overall c'è un pilota straniero. Questo Kuppens, mi sembra un belga, se mi ricordo bene. Che cosa in più rispetto a voi? Mi dicevate proprio anche il fatto di gestirsi in proprio una vettura. Sì, allora i vantaggi sono sicuramente due. Uno è proprio questo, il fatto di potersi gestire la vettura, quindi fare delle regolazioni di assetto e di aerodinamica anche, e questo sicuramente aiuta molto in qualifica e anche poi nella performance di gara. E poi il fatto di poter correre da solo ti aiuta appunto ad aumentare il feeling, soprattutto in circuiti come Sonoma, dove tutti, per quasi tutti era la prima volta, girarci un turno da solo, ma senza doverlo dividere con il proprio compagno, fa la differenza. Senti, com'è il clima in Maserati? Come si vivono questi weekend dall'altra parte del mondo? Beh, sono sinceramente, il clima in Maserati nel trofeo è uno dei climi più belli che abbia mai trovato nel mondo del motorsport. Si è anche creato un po' di cameratismo, un po' di scherzi, di un bel gruppo, anche perché siamo tutti abbastanza legati uno all'altro, viviamo questa esperienza insieme, si va molto spesso oltre l'oceano appunto, ma comunque anche le gare europee sono piuttosto lontane, quindi si viaggia anche insieme molte volte. E questo appunto crea un bel legame. In pista c'è anche molta lealtà, che non guasta, nonostante ci si diano delle belle sportellate, perché comunque poi quando si è in pista tutti vogliono vincere, io per primo, anche Beppe per primo, però lo viviamo in modo molto sportivo, e questa è una cosa che mi è piaciuta moltissimo e che ogni volta riportiamo anche a Maserati, e speriamo appunto che Maserati colga anche questa nostra goduria nel correre per loro. Voi sapete già qualcosa su quello che succederà l'anno prossimo? Sarà un campionato che riconfermeranno? Si stanno già muovendo in qualche direzione? Ma ci sono già delle idee, dei programmi molto ambiziosi, molto belli, ma credo che se dovessero andare in porto noi ci saremmo sicuramente della partita. E si parla sempre di un campionato mondiale con una tappa in Europa, due negli Emirati, due negli Stati Uniti, visto appunto il successo di questa gara. Abbiamo avuto 22.000 ospiti, solo 10.000 in meno della Formula Indy, quindi direi un risultato inaspettato. E una tra Giappone e Cina sarà da valutare, quindi sicuramente un campionato interessantissimo. Bene, oltre che indubbiamente a ringraziarvi di essere stati qui con noi, mi raccomando, vendete cara la pelle, non tanto nei confronti dell'altra coppia di Simoni e Ragazzi, ma quanto anche nei confronti del belga. Vediamo magari se riusciamo a stargli davanti nell'ultimo appuntamento. Un grosso in bocca al lupo. Crepi lupo. E per voi telespettatori, che dire, rimanete ancora qui davanti al vostro teleschermo perché andiamo a seguire le news dai campi gara della settimana. Questa settimana le gare lasciano spazio a un approfondimento. Le differenze di preparazione tra un rally su asfalto e uno su terra raccontate dai protagonisti di Peugeot Italia. La guida su terra è una guida un po' particolare, più sporca, lo diciamo in gergo, perché si fanno le curve di traverso. In pratica si anticipa con la macchina di traverso prima del punto di corda, del punto più stretto della curva, si anticipa mettendo la macchina di traverso in modo che all'uscita di curva ci si deve trovare dritti. Questo tipo di guida è anche più spettacolare per gli spettatori. Invece su asfalto si guida oggi. I rally sono un po' cambiati, una volta c'erano le traversate anche su asfalto, invece oggi diciamo si guida un po' più da pistaioli, perché si cerca di guidare puliti per consumare meno gomme, per essere più redditizi, per cui si tirano le staccate al limite, è molto importante il punto di frenata e le traiettorie. Sulla terra le traiettorie sono meno importanti, perché bisogna stare sul pulito, cioè dove passano gli altri, perché c'è meno ghiaia, cioè più arriva al fondo duro sotto che ti tiene di più. Appunto per questo sulla terra è importante partire dietro, cioè i miglior tempi verranno fatti dalle macchine che partono dietro.
campionato italiano rally ci sono 5 gare di asfalto e 3 gare su terra. E per noi navigatori c'è una bella differenza sia durante la stesura delle note tra asfalto e terra che nella lettura delle note poi in gara. Nella stesura sicuramente il problema è pratico, perché sulla terra ci sono molte sconnessioni e quindi scrivere sotto dettatura le note su un quaderno bianco non è facile. Io a volte uso un cuscino per attutire un po' i colpi. E mentre nella lettura delle note in prova speciale, sicuramente sulla terra è importante essere un po' più in anticipo nella lettura della curva, perché il pilota di solito anticipa di più le curve, c'è una traiettoria che è diversa, per cui può esserci la preparazione di un pendolo piuttosto che di una staccata che inizia prima. Sull'asfalto le staccate sono molto più brevi e le traiettorie sono molto più secche e pulite, quindi il ritmo e la lettura delle note è sicuramente più secco e più veloce, più immediato. Più corta e sinistra 7 diventa 6, più lunga su dosso, per destra 7 con al palo subito sinistra 6, finita 80. La Peugeot 207 dalla versione asfalto per passare alla versione terra, come più o meno in tutte le Super 2000, viene cambiata radicalmente, soprattutto quello che riguarda le sospensioni. Vengono sostituiti gli ammortizzatori, che sono completamente diversi, più lunghi, che permettono una corsa maggiore delle sospensioni. Poi vengono sostituiti tutti gli attacchi, il montante rimane lo stesso della sospensione, vengono sostituiti tutti gli accessori, quindi attacchi dello sterzo, attacchi del braccio, per poter permettere il passaggio delle ruote da 15 pollici. Che sono più piccole. Poi sempre per le ruote 15 pollici vengono sostituiti i freni anteriori, che da 3,50 passano a 3,30, le pinze rimangono le stesse, e poi la regolazione della vettura logicamente si va con meno camber, la vettura è molto più alta, l'altezza dipende molto dal tipo di terreno, questa è una gara dove è abbastanza liscia, quindi non è necessario avere una vettura troppo alta. A livello di rapporti utilizziamo gli stessi rapporti. A livello di motore non abbiamo un motore terra e un motore asfalto, abbiamo un motore unico che utilizziamo sia su terra che su asfalto. Poi vengono soprattutto sostituite le protezioni della vettura, protezione motore, delle protezioni sottoscocca e paraspruzzi. Queste sono tutte le differenze sulla vettura del 207. Arrivederci da Dr. Glass.